Buongiorno amici lontani e vicini, siamo con il dottor Mariano Bruno, consigliere comunale del gruppo Misto. Parliamo di trasporti marittimi, si preannunciano non pochi problemi per quanto riguarda la compagnia delle isole, addirittura potrebbero esserci eclatanti novità che fra l'altro sono state già preannunciate dal presidente della regione Rosario Crocetto, ovvero una praticamente disdetta del contratto con questa società. Anche lei, mi pare, vero dottor Bruno, ha queste informazioni? Io appunto nel preannunziare già da ieri la situazione ho avuto sentore che naturalmente va poi reso attraverso accertamenti pubblico a tutti, soprattutto a questo nostro mondo delle isole minori di Sicilia, di grandi difficoltà che vi sono per quello che riguarda la prosecuzione dell'iniziativa del trasporto marittimo. Perché il Ministero da tempo, quindi io invito anche voi come giornalisti che siete bravi e capaci, ma chiaramente soprattutto le autorità competenti, ad accertare se è vero, se risponde al vero, che da tempo il Ministero era ed è intenzionata ad una rescissione a seguito delle numerosissime proteste che praticamente sono venute dalle varie amministrazioni comunali circa i disservizi che naturalmente sono maturati. Ma la situazione è ancora più grave, vi sono precise denunzie da parte dei sindacati sulla disorganizzazione praticamente per quello che riguarda i rapporti con la società, soprattutto chiaramente temono i sindacati per i marittimi e quindi chiaramente una revisione dei contratti. Soprattutto il piano aziendale, strategico, imprenditoriale non è assolutamente chiaro, noi eravamo abituati ai piani quinquennali, oggi le situazioni sono diverse, ma sapere con questa flotta, che è una flotta abbastanza desueta, quali saranno le nuove iniziative, quali saranno i nuovi mezzi, andare a vedere e a guardare se le carene di questi mezzi sono praticamente ancora carene, ammesse nell'ambito di quelle che sono le aspettative europee e i bandi di gara conseguenti che si fanno naturalmente a secondo degli anni di nascita di queste ali scafi. In uno a questo ho avuto modo di sentire, la cosa mi ha sorpreso, che i sindacati hanno invitato il presidente della regione Crocetta ad approfondire, e provi lei a pensare che significa, ad approfondire la fideiussione di 38 milioni di euro che a suo tempo la regione siciliana ha dato e con quali motivazioni. Cosa ha la regione siciliana e quanto può rimettere, praticamente considerato che ha il 60% della Mediterranea Holding e il 42% nell'ambito delle compagnie delle isole. Fino a che punto si spinge l'impegno della regione siciliana? Sono tutte quante degli interrogativi che io mi pongo, che molti si pongono, che naturalmente vanno accertati. Sino a oggi tutte queste cose non sono state dette ed è giusto che l'intervistatore cortese si chieda: ma lei perché ne parla? Perché sono preoccupato come consigliere comunale, sono preoccupato come imprenditore turistico, sono preoccupato per amici marittimi che mi fermano e mi chiedono notizie per sapere come stanno le cose, sono preoccupato per lettere che ho ricevuto da sindaci delle altre isole che mi hanno detto praticamente qual è la situazione, tant'è che io intendo dividere, se lei è d'accordo, questa intervista in una prima parte per quello che riguarda la compagnia delle isole e una seconda praticamente per quello che riguarda la situazione a livello regionale e quindi chiaramente dei vettori finanziati da parte della regione. E io preannuncio anche a lei che sta per partire da parte mia una lettera puntuale al signor Ministro delle Infrastrutture e quindi dei Trasporti, al signor Presidente della Regione, al signor Assessore ai Trasporti della Regione e al dottore Fagares per conoscere quali iniziative sono state prese. Se è vero come è vero che il Ministero da tempo già aveva allertato la Regione per conoscere
quanti fossero gli inadempimenti. È vero che c'è il concerto tra Regione praticamente e Ministero, e quindi è il Ministero che deve fare i controlli, ma le segnalazioni e le numerose lettere del Ministero praticamente stanno a indicare che questi inadempimenti sono tanti. Addirittura sembrerebbe che dell'isola di Lampedusa, praticamente alla quale va la nostra solidarietà, stia per partire un'azione anche di carattere giudiziario. Non ne sono certo, ho sentito dire che naturalmente è questo. Io chiedo solo degli accertamenti, non voglio creare allarme, ma lo voglio creare, non crearlo perché naturalmente questo possa procurare dei problemi, ma lo voglio creare perché ognuno, tutti, amministrazioni, mondo della stampa e della televisione, ministero, assessorati regionali, presidente della regione, accertino se veramente la situazione è talmente grave come anche descrivono gli stessi sindacati. Fra l'altro, mi perdoni, si diceva insomma che il traghetto Laurana dovesse rientrare, dopo i lavori in cantiere a Palermo, dovesse rientrare nelle Eolie, ma è notizia delle ultime ore, invece potrebbe essere dirottato proprio a Lampedusa. Quindi disagi su disagi anche alle Eolie. È proprio questo il problema. Vi sono una serie di mezzi. Il Laurana, che era la fonte, era la nostra porta per l'Europa, che naturalmente è ai lavori e che poi si dice non ho certezza e non tornerebbe sulle Eolie. E allora cosa succede? È la linea di Napoli? Che per ora è sospesa. Quando riprenderà? L'isola di Stromboli deve fare anch'essa dei lavori, il Palladio credo che, dico per dire, abbia delle necessità, ma sono tutte quante notizie che non debbo sapere come consigliere comunale, ma che sento e che mi preoccupano per questo territorio, per il futuro soprattutto di carattere turistico. Ma richiederà anche un'autoconvocazione del Consiglio Comunale, perché fuor dubbio a questo punto insomma vanno coinvolti anche i quattro comuni euliani su questa situazione che in vista della stagione turistica non promette nulla di buono. Non v'è dubbio, già alcuni consiglieri comunali mi dicono, con i quali abbiamo avuto modo di discutere, mi dicono che sull'argomento hanno presentato non so da quanto tempo la richiesta di un'autoconvocazione. È naturalmente importante e significativa, mi auguro che si possa naturalmente svolgere un consiglio, e sarebbe importante se si svolgesse anche insieme alle altre isole in una visione complessiva del problema, perché il problema qui non è quello praticamente di mettere una pezza e aggiustare da qui all'avvento dell'estate le situazioni ora del periodo invernale, perché vedi più, sulla quale io la stupirò, ma voglio che si accertino le mie parole. V'è di più, se la società, giustamente nel guardare quella che lei ritiene siano i suoi interessi, ma ci sono pure gli interessi degli eoliani che vanno salvaguardati, della gente di Pantelleria, di Linosa, di Lampedusa, di tutte quante le Egodi che vanno guardate, dovesse un giorno da qui a breve denunziare, tra virgolette, che l'importo di 55 milioni di euro non è bastevole per fare i servizi, e devo dirvi, per quella che è l'esperienza che ho, non è bastevole, praticamente che cosa verrà a determinarsi? Che chiaramente potrebbero essere tagliate delle linee e noi vedremmo alcune isole marginali scomparire dal discorso dei collegamenti. Le mie parole vadano in fondo al mare, le denunzio con forza e saranno oggetto di una lettera dettagliata al Ministro e al Presidente della Regione, perché questo è il pericolo che si può verificare. Allora se c'è qualcosa da fare va fatta subito, adesso, in questi giorni, a partire da oggi. Perché praticamente se nel pieno dell'estate dovessero venire meno alcuni mezzi, navi ed aliscafi, tutti i sacrifici di tutti quanti gli imprenditori turistici e di noi che viviamo tutti quanti di turismo andrebbero a gambe all'aria. Così come naturalmente è da attenzionare tutta la situazione dei marittimi, a partire dai comandanti a finire agli ultimi, quando sento parlare di revisione di contratti, di posizioni che hanno raggiunto, e quindi anche praticamente di retrocedere tutte quelle che sono naturalmente le intese a suo tempo
raggiunte. E per di più, se si dovesse veramente paventare il taglio di alcune linee, perché chiaramente non sono più remunerative o la società dimostra che non le può fare, noi andremmo al disastro più completo, perché oltre ad emarginare le isole e quindi chiaramente metterle da parte, venendo meno la cosiddetta continuità territoriale di cui tanto si parla, praticamente ci sarebbero una serie di marittimi che perderebbero il posto. Quindi qui bisogna che anche la società faccia conoscere il suo piano industriale ed aziendale, dica quali saranno i nuovi mezzi e in quanti mesi, no anni o stranni, e in quanto tempo li rinnoverà e li sistemerà. Far conoscere se gli aliscafi che ancora sono presso i cantieri, praticamente sono presso i cantieri, in quanto tempo usciranno, quando ripristineranno tutte quante le linee, come si provvederà alla sostituzione di quei mezzi e soprattutto praticamente la tranquillità su quello che è il discorso della linea da Napoli, che noi abbiamo ottenuto, ricordo a suo tempo quando rivestivo alto ruolo, per il grande intervento, perché devo dire, per quanto possa essere una linea difficile, del signor Presidente della Repubblica. Allora queste non vogliono assolutamente essere discorsi che creano allarmismo, ma è allarme nel momento nel quale si chiede una verità. Veniamo alle altre società, perché anche qui si preannunciano dei problemi. Sono in scadenza infatti i bandi con la regione. Il primo che si dovrà mettere in atto è quello che riguarda la NG, poi dopo l'estate invece toccherà alla Ustica Line. Ma anche qui c'è un problema economico, mi pare, no? Lei ha ben individuato, la situazione certamente non è critica, così come abbiamo esposto fino a un momento fa. Siamo di fronte alla Ustica Line, che è una società solida, che è in grande espansione, risulta praticamente che stia facendo dei nuovi mezzi, addirittura aliscafi di grande potenzialità con circa 300 posti, quindi chiaramente in linea con quelle che sono le aspettative delle isole, che chiaramente hanno grande, tra virgolette, amore per questi mezzi. Ma al di là, diciamo, del discorso specifico del rinnovamento, dobbiamo andare sulla situazione attuale, che è difficile anche per le isole, le navi ro-ro, cioè praticamente importanti per quello che riguarda il settore delle Egadi, di Pantelleria, di Ustica e delle olie. Voi sapete quanto è importante la nave, chiamiamola così, quella che noi usiamo chiamare la nave della notte, praticamente quella che parte da Milazzo e rientra a Milazzo. In atto praticamente il finanziamento per questa nave scade il 30 di giugno, per le altre isole è scaduto. Per cui ci vuole un disegno legge per il periodo che va praticamente da quando si deve bandire la gara, e se scade il 30 giugno è naturale che va bandita perlomeno entro il 30 aprile, faccio un esempio, o prima, che riguardi sia le altre isole che praticamente le isole Eolie. E questa, per questo, in questo disegno legge debbono essere messi altri 11 milioni di denaro fresco per arrivare solamente fino a fine anno. Poi bisogna tenere presente che al 31 di ottobre scadono le linee degli aliscafi e bisognerà coprire il periodo di novembre e dicembre, e ancora per questo, naturalmente generale, servono ulteriori 7 milioni di euro. Ma poi dobbiamo pensare alla cosa molto più significativa e più importante, che è quella legata al capitolo di bilancio per i trasporti marittimi, che in questo momento, signor Presidente della Regione, ma sono certo che lei lo impinguerà, è di soli 50 milioni di euro per fare tutti i servizi praticamente per le 14 isole. Sono necessari minimo 80 milioni, tra 80 e 90 milioni di euro, più gli altri debiti che praticamente sempre il servizio marittimo, chiaramente la Regione, ha accumulato. E allora questa è una situazione esplosiva per certi versi, che chiaramente
potrà essere affrontata con serenità, perché bisogna dar tempo al Presidente della Regione di approcciarsi al bilancio e quindi far comprendere a tutti che non ci possono essere tagli per queste isole, ci devono essere solo ed esclusivamente impinguamenti, perché già la mannaia dello Stato da una parte e dalla Regione dall'altra ha finito per impoverire i comuni, ma già da tempo questo già da tempo, tanto da far praticamente diminuire quelli che sono stati i trasferimenti da parte di Stato e di Regione, e quindi chiaramente con un discorso estremamente negativo. La stagione turistica si riduce sempre di più, la situazione è allarmante anche per altri versi, dottore Leone. Molti alberghi, io le do per certo due strutture su Vulcano e qualche una da qualche altra parte, quest'anno non apriranno per grosse perdite che hanno accumulate e altri per ristrutturazione. Molti locali sono rimasti sfitti, questo mi preoccupa e qui allerto tutti, dalle forze di polizia a chi di competenza, perché quando si creano dei vuoti e praticamente grosse strutture restano sfitte, può essere pericoloso chi praticamente si avvicina al territorio per poterli prendere in una prima fase in affitto o poi naturalmente acquistarli. Ma c'è anche gente per bene che potrà arrivare sul nostro territorio, quindi non è detto che chiaramente questo non possa avvenire. Chiedo solo, così come ho sempre fatto nel mio ruolo, praticamente di monitorare chiaramente anche chi si approssima sui nostri territori. E allora in una situazione di questo genere qui non c'è un discorso di polemica a livello di amministrazione e altro, tutt'altro, lungi da me, non mi misuro più con questi tipi di discorso. A me interessa che ci sia un coacervo di posizioni, una unità di intenti, ognuno per la sua parte e per i suoi ruoli. Io sto giocando il mio in una maniera, diciamo, abbastanza passionale per la mia preoccupazione, ma senza lanciare chiaramente a livello locale alcun tipo di accusa, ma dico muoviamoci, muovetevi tutti quanti, signori amministratori. Io ricordo la nostra manifestazione a Roma quando eravamo incatenati sotto il Ministero per salvare alcune cose e le abbiamo salvate. Non finisce qui la situazione sui trasporti, purtroppo, dottore Leone, perché noi chiaramente con il quinto d'obbligo che potevano tagliare, la Regione Siciliana ha tolto a suo tempo una linea su Palermo e il collegamento importantissimo sino a Reggio Calabria. Chiaramente oggi ha scoraggiato molti questo taglio di questa linea, dove molte persone, si parla di diverse migliaia di gente che non ha più raggiunto le Eolie con il canale da Reggio Calabria. E naturalmente tutto questo oggi avviene attraverso la metromare. E qui pongo un altro interrogativo allo Stato, alle ferrovie dello Stato, al vettore Ustica Line, per conoscere se questo discorso della metromare, dove sappiamo che alcuni politici a livello nazionale hanno già dato assicurazione che verrà rifinanziata, però se non vado errato deve essere trovato il capitolo di bilancio. Bene, io mi auguro che la metromare venga rifinanziata, perché altrimenti, se questo non dovesse avvenire, oltre ai gravi disagi legati sempre all'occupazione e altro, perderemmo anche questo canale. E comprendete benissimo che una volta con l'aliscafo diretto, improvvido praticamente la Regione in quel caso, ma dice che aveva tutti i buoni motivi per farlo, quando ha preteso che le linee si fermassero praticamente sino alla Sicilia. Va bene, ma per tanti anni non era stato così e andava difeso chi aveva istituito il collegamento con Reggio Calabria. Oggi c'è questa ulteriore preoccupazione. Le associazioni degli albergatori, i commercianti, tutti coloro, le associazioni e altre che vogliono praticamente su questo terreno misurarsi, è il momento questo di farlo senza alcuna pretesa da parte mia. Io metto a disposizione l'esperienza maturata sia amministrativa sia in altro settore per poter chiaramente guardare con maggiore serenità a questa stagione che si preannuncia già di per sé stesso difficile. Chiudiamo con una parentesi politica. Lei si è dimesso dal PDL. Oggi come si colloca? Assolutamente, io resto praticamente in questa situazione del gruppo misto, non vado cercando né poltrone né situazione
né mi aggancio a nessuno, non l'ho fatto. Le sirene hanno più volte suonato, soprattutto in questo periodo, le mie orecchie. Io preferisco naturalmente restare tranquillo nella posizione in cui sono, svolgere a disposizione della mia comunità in primis, ma poi, come lei ben vede, anche perché altri amici a suo tempo sindaci, anche da altre parti, o operatori turistici, anche altre volte mi chiamano e mi chiedono e via di seguito notizie, do la mia massima collaborazione, quindi sto serenamente al mio posto. Ma quindi niente impegno con i grillini o con Monti, come si è detto da qualche parte a Lipari? Notizie del tutto infondate. L'ultima valutazione facciamola su questo voto. Sì, è un discorso estremamente difficile. Io stamattina sorridevo tra me e me quando sentivo coloro che cantavano vittoria. C'è un'amara constatazione, abbiamo perduto tutti. Questo è quello che io penso. Qui non c'è nessuno che può parlare di vittoria se non si vuole misurare praticamente con quello che era, quello che poteva essere, quello che avveniva. I risultati chiaramente di un certo genere si possono vedere, di partiti che prima non esistevano e che ora hanno alte percentuali, e quindi è chiaro, il discorso non è in quello che abbiamo riportato a livello di voti, dove forse anche noi elettori usciamo sconfitti, ma è adesso da verificare, e qui si vedrà chi vince, dottore Leone, quando saranno capaci queste forze che hanno ottenuto i consensi a formare un governo o delle coalizioni stabili che facciano in modo che l'Italia non sia lo zimbello d'Europa, ma sia realmente quella culla della cultura a livello mondiale e della storia che chiaramente ci ha fatto grandi. Bene, abbiamo completato, ringraziamo il dottor Mariano Bruno, consigliere comunale del gruppo Misto. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci.